Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quant'egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Parola del Signore. Giorno della memoria, abbiamo detto. Giorno per mettere al centro coloro che ci hanno preceduto. Ed è provocatoria questa parola, preceduto, precedere. Perché in fondo, quando noi diciamo facciamo memoria di quelli che ci hanno preceduto, in fondo stiamo parlando di loro, ma stiamo parlando di noi. Perché se c'è qualcuno che precede, ci sta qualcuno che segue. I preceduti, quelli che stanno avanti, raccontano a quelli che stanno dietro qual è la strada. E parlare di morte, fondamentalmente dire la verità sul nostro percorso. E se stiamo insieme, non è perché stiamo stasera ricordando i nostri cari che hanno fatto qualcosa di straordinario o di diverso da quello che faremo noi. Ci hanno preceduti, semplicemente stanno davanti, in maniera diversa, con storie diverse, in momenti diversi, ognuno con la propria particolare esperienza, ma stanno davanti, stanno lì. E lì dove stanno, dove per chi crede vivono ancora, per chi non crede, comunque stanno davanti perché hanno fatto un'esperienza che ci riguarda e faremo dopo, quella loro condizione, quella loro posizione manda una sfida di significato, che non mette al centro e non può mettere perennemente la sofferenza della loro mancanza, che non può porre come centrale la nostra tristezza perché ci mancano, ma dovrebbe, seppure rispettiamo la loro vita, se diciamo di amarli perché li amiamo, dovrebbe provocare in noi un altro tipo di rapporto con questa condizione e sapere dove stiamo noi rispetto a loro, quale passo abbiamo rispetto a loro. In altri termini, dovrebbero essere piuttosto loro ad essere interessati dalla nostra presenza di ora, piuttosto che chiedere a loro di interessarsi della nostra tristezza. Capisco che è umano leggere la propria debolezza e fermarsi a questo stato, ma dovrebbe essere rispettoso di chi se n'è andato che siano loro ad essere importanti, non noi e la nostra condizione di vita. Le letture che abbiamo ascoltato oggi sono di una potenza, anche perché si collocano in due momenti, in momenti diversi, no? Eppure hanno la stessa forza, no? Al libro della Sapienza stiamo secoli prima di Gesù, poi ci sta l'Apocalisse che conclude con la visione di Giovanni il messaggio, no? E poi ci sta Gesù stesso. E sia il libro della Sapienza nella prima lettura fa un discorso che sembrerebbe di un'attualità enorme. Il libro della Sapienza dice, stiamo parlando di secoli prima di Gesù Cristo, stiamo parlando di 2200 anni prima di Gesù, di 200 anni prima di Gesù, di 2200 anni fa. Dice, la gente pensa che la morte, in quanto tale, in genere la morte la pensa come una punizione. E in fondo la morte quando arriva ti provoca dentro l'atteggiamento, la sensazione di essere stato punito. Eppure, siccome la morte fa parte della vita,
anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi quelli che sono morti, la loro speranza resta piena di immortalità. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici. Coloro che confidano nel Signore comprenderanno la verità. In altri termini, legge la morte, il libro della sapienza, come inevitabile, ma mette nel nostro cuore un interrogativo e dire: ma tu che cosa pensi della morte? Qual è il tuo giudizio su di essa? Sei stato punito? Allora sei stato punito dalla vita. Allora la vita ti ha punito. È la vita o la morte che ti ha punito? Se invece esci da questa prigionia e dici: la vita è fatta anche di morte, invece di considerare quello che è questo, incominci a valutare quello che è ricevuto. E invece semplicemente di piangere per chi se ne è andato, il tuo cuore deve incominciare a ringraziare per chi ti è stato dato. Ecco perché la visione 1 di Giovanni nell'Apocalisse è questa: quando alla fine tutti quelli che ci hanno preceduto e noi staremo nella tenda del Signore, l'ultima cosa che sarà cancellata sarà la morte, e i nostri occhi saranno asciugati dalle nostre lacrime. Io capisco che è difficile, ma questo è, mi rendo conto che per chi crede, questo è, per chi crede non è chiedere a Dio di campare 150 anni, non è questo. Per chi crede è accettare la vita come vita, e nella vita sapere che chi è nato muore. E chi nasce muore senza necessità di tempi statistici. Perché non è che esiste un tempo uguale per morire, come non esiste un tempo uguale per nascere. Basta farsi un giro nel mondo mentale, nelle situazioni, capisco che per capire quanto varia sia la morte. Forse il vero grosso problema è che noi facciamo di tutto per ignorarla, proprio perché pensiamo in qualche maniera di esorcizzare il fatto che noi dobbiamo morire, quelli ci hanno preceduto, i nostri. E allora pensiamo che sia un problema loro, non un problema nostro. Proviamo ad esorcizzare, come più volte vi ho detto, come ho scritto domenica scorsa, mettendo sempre un'aggettivazione, no? Come ho scritto domenica su Repubblica: è morto perché era malato, è morto perché ha avuto un incidente, è morto perché è stato sfortunato, è morto perché stava là, non doveva stare là, è morto perché era vecchio, dimenticando di dire: è morto perché era nato. Perché chi nasce muore. Ecco perché il 2 novembre non è semplicemente la loro ricorrenza, ma è ricordare a noi, credenti e non credenti, che la morte esiste. E benché noi spargiamo le ceneri al vento, e ormai è diventato anche questo un modo di celebrare la morte rispettoso, direbbe Foscolo nei Sepolcri invece che una pietra ti può mettere anche da laico in corrispondenza d'amorosi sensi, può cioè creare le condizioni che la memoria diventi provocazione di quella presenza nella tua, facendo dire, come diceva Aldo Masur, da Ave a me, nel momento in cui gli è morta la moglie, da ateo che non crede che ci sia nulla dall'altra parte, il mio grosso problema è: qual è il destino dell'amore? Dove va il mio amore che comunque abbiamo vissuto? Allora capite che stasera probabilmente il suffragio e il ricordo più bello che possiamo fare ai nostri cari, certo, sono le nostre lacrime, fa parte di quello scatto, sono le nostre lacrime, è la nostra tristezza. Ancora in questa settimana abbiamo celebrato due funerali, uno l'abbiamo celebrato all'inizio della settimana, uno l'ho chiuso stamattina, e
ancora uno non lo fa. Per cui ogni giorno devo fare i conti con, forse il modo migliore per celebrarlo, questo giorno, e insieme alle lacrime, è un sorriso di ringraziamento per chi ci ha preceduto. Come i neri di Harlem che entrano in chiesa con gospel di tristezza, escono dalla chiesa con gospel di gratitudine, di allegria. E quasi, secondo me, credenti o laici, volendo bene a chi ci ha preceduto, è un modo, a mio modo di vedere, onesto e dignitoso per dire a loro quanto ci mancate e nello stesso tempo quanto ci avete dato, quanto siete importanti per la nostra vita. Anche perché, per quanto mi riguarda, siccome mi volete bene e io voglio bene a voi, se io domani, perché io sarò come gli altri lì quando lui mi chiamerà, se domani io dovessi vedere soltanto le lacrime di quelli che dicono di volermi bene perché me ne sono andato e non un sorriso di gratitudine, mi sentirei responsabile del loro stato. E la mia morte dall'altra parte, invece di essere, per chi crede, liberazione in paradiso, per chi non crede, memoria da conservare, sarebbe più pesante che liberatoria. E chi non crede che noi vogliamo portarci pure la responsabilità che la morte pur se l'è pigliata, e dopo la morte si devono prendere anche quelli che stanno dall'altra parte i nostri lamenti. È venuto il momento di sciogliere le gomere della sola tristezza e insieme alla tristezza organizzare la traversata della gratitudine, perché la morte fa parte della vita. Che il Signore Gesù ci faccia comprendere la sua parola. Sia lodato Gesù Cristo. Signore sia con voi, possa lasciare degli figli, possa il vento sospingervi dolcemente, possa il mare ammire la tua terra e il cielo coprirti di benedizione, possa il sole illuminare il tuo volto e la pioggia scendere lieve sul tuo campo, possa il Dio tenerti sul palmo della sua mano fino al nostro prossimo incontro, possa la sua tenerezza largamente.